Buongiorno a tutti e bentrovati amici di Doppia Frizione nell'angolo delle news di Doppia Frizione. Questo sarà un format che porterò ogni sabato nel raggio delle 2-2-6, diciamo verso il pomeriggio di sabato, e vi dirò tutte le news che sono successe nella prima settimana di gennaio. Ogni video sarà una volta a settimana. Ma partiamo subito con la prima notizia che mi è saltata all'occhio anche prima di gennaio, però diciamo che comunque si sta parlando molto di questa cosa nel Mondial Rally per gli R5-9 che dovranno uscire nel 2018. E le nuove case automobilistiche saranno la Volkswagen con la Polo, che sarà GT, e metterò una foto qui, e la Citroën C3, ovviamente R5, che metterò la foto qui, sempre R5. E l'R5 Fiesta sta dando molto 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 sgargio, molto sta facendo il culo a tutti, no, in Fiesta, perché comunque io, essendo comunque un appassionato di rally, andando in rally ne vedo molti di R5 Fiesta, quindi speriamo di vederne magari qualcuna anche in azione nelle valli biellesi magari tra qualche anno. Un'altra grande notizia che è successa prima di gennaio è il ritorno di Loeb con la Citroën nel Mondiale Rally, e questa cosa a me ha fatto un botto piacere, perché comunque è uno dei miei idoli. Vederlo di nuovo in una macchina da rally, e magari poterlo anche andare a vedere, perché non si sa mai, magari quest'anno a Monte Carlo una capatina ce la faccio. Dovrebbe essere, però è vero, cazzo, il Monte Carlo non c'è ancora Loeb, vabbè, sarà per un altro anno. C'è un altro grande evento che dovrà uscire in questi giorni, cioè domani, quando posterò il video, che sarebbe il 6, sì, ed è la 40esima edizione della Dakar, che prima si chiamava Parigi-Dakar perché iniziava da Parigi e arrivava a Dakar. Però durante gli anni hanno cambiato ovviamente destinazione, infatti adesso sono in Sud America, non sono più Europa, Africa. Sono in Sud America e ci saranno tantissimi team, tantissime veicoli, e ovviamente anche il nostro Loeb che è ovunque ormai, ha vinto qualsiasi cosa e adesso ci prova anche con la Parigi-Dakar, la Dakar. Un'altra news molto importante per il mondo automobilistico è che la Toyota ha smesso di produrre auto diesel e farà solo auto ibride e benzina. In Italia invece la Pagani sta sviluppando, o ha sviluppato, il primo modello di wire lampo. Che cos'è la wire lampo? Intanto lascio la foto qui. È una wire con un solo esemplare al mondo. Cioè, è una cosa, cioè, pensate questa macchina tra 20 anni quanto potrà valere. Ora passiamo all'Inghilterra con l'Aston Martin. L'Aston Martin ha fatto la nuova Vantage e l'ha fatto con un po' più di carisma in più di quella vecchia. A me piace molto come macchina. E adesso vi do i dati tecnici. Pesa 1500 kg, ok? 503 cavalli, e sotto il cofano ha un vuoto twin turbo, 4 litri. Io sto guardando lì perché c'è il computer che devo leggere, se no mi ricordo. Twin turbo 4 litri, 6.000 giri, è una solita Aston Martin comunque, però comunque è più aggressiva nel design delle altre, mi piace un po' di più. Da 0 a 100 in 3.6 secondi e 314 km orari. È una macchina stupenda e che potrebbe dare filo da torcere anche se diventasse una nuova avversaria nel mondo GT. Un'altra news molto importante è che la Dodge ha tolto dal mercato la Viper per lasciare spazio ad altri modelli che arriveranno in futuro.
Un'altra news è dalla Germania ed è la BMW che con la M2 è incredibile. Cioè, io non so ancora come sia possibile questa cosa di mettere 400 cavalli su una M2. È una scatolina l'M2, cioè è stranissima questa cosa. Comunque è molto bella e lascerò la foto qui. E i dati tecnici comunque li vedremo poi magari un'altra settimana quando usciranno. La nuova SSC Tuatara sarà la rivale di mercato della nuova Bugatti Chiron e motorizzata Shelby Motorsport. Quindi comunque la vecchia SSC Aero, mi sembra che si chiamasse, era una gran rivale per la Bugatti Veyron normale, quindi quest'anno potrebbe anche superare il limite dato dalla Chiron. E ultima ma non meno importante notizia di quest'anno, cioè del 2017, è le top 10 auto che sono state vendute in particolar modo in Italia. È il numero di auto che sono state vendute in Italia. La numero 10, la decima, è la Ford Fiesta, che ha venduto 40.000 esemplari in Italia. E la Volkswagen si mette al nono posto con qualche migliaia di macchine in più vendute in Italia, con il Golf. La numero 8 di questa classifica è la Fiat 500X. E un'altra Fiat si aggiunge alla lista, nel numero 7 c'è la 500L. Attenzione, perché arriva una francese nella nostra top 10. Al numero 6 c'è la C3 con 48.000 esemplari. Anche loro hanno fatto un buonissimo lavoro, la macchina funziona bene, perché comunque l'ho provata in questi giorni da un mio amico. E veramente ha un motore prestante e costa anche poco, da quanto mi hanno detto. Al numero 5 di questa classifica c'è il Clio, il Clio con 52.000 esemplari. In quarta posizione c'è la Fiat 500 con 53.000 esemplari venduti in Italia. La Fiat Tipo è nella top 3 di questa categoria, è 56.000 esemplari, e anche qui comunque italiane. Al secondo posto la Lancia Y con il suo unico modello della Lancia, che sarebbe la Y, con 60.000 esemplari venduti. E signori, come primo posto nel gradino delle auto più vendute in Italia c'è il Panda, ovviamente, con 145.000 macchine vendute, ok, immatricolate, vendute in Italia, quindi un bordello di macchine. Comunque questo video finisce qui. Io farò, come ho già detto, una volta ogni settimana questa cosa delle doppia frizione news. E ci rivediamo ad un altro episodio. Al prossimo sabato.